Guardare avanti con fiducia, il vescovo di Avellino Francesco Marino dall'altare del Duomo ricorda le vittime del terremoto del 23 novembre 80. Dice, c'è un terremoto spirituale che provoca più danni di un sisma reale. Lo ascoltano in prima fila le autorità, ma soprattutto i vigili del fuoco che nei giorni della tragedia scavarono anche con le mani alla ricerca dei superstiti. Un corteo dei mezzi di soccorso, dei caschi rossi, ha attraversato le strade del centro di Avellino. La sirena ha ricordato alla gente che oggi è il momento del ricordo e della memoria, 30 anni dopo quella scossa che devastò l'Irpinia. Emozionante la deposizione della corona con il sindaco Galasso davanti alla lapide che alle spalle del Duomo ricorda che anche Avellino pianse per i tanti lutti causati dal 23 novembre. Poi in chiesa per la messa, da Roma è sbarcato in città il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il prefetto Francesco Paolo Tronca. Sì, i Vigili del Fuoco fecero molto, fecero tanto, fecero il possibile per una tragedia immane. Però ripercorrendo questi 30 anni ho voluto fare un parallelo tra i Vigili del Fuoco, come intervennero, con che difficoltà, con che tempi, indubbiamente dati da una conformazione morfologica particolare. Però voglio riportarmi dopo 30 anni a come sono intervenuti in un'altra tragedia gravissima di ampie dimensioni, qual è quella dell'Aquila. E dal fate presto di 30 anni fa siamo arrivati oggi a vedere i Vigili del Fuoco essere chiamati gli angeli dell'Aquila. L'organizzazione, la preparazione, l'impegno, il progresso tecnologico e di pianificazione hanno portato, credo, questo corpo nazionale a essere un corpo d'eccellenza. Progress. Libera la tua creatività. Progress. L'evoluzione del fai da te. Ad Avellino Est e a Caserta Sud.